Top 3 Wallet DeFi su Solana. In questo video andremo a vedere ad ora i migliori portafogli su rete Solana. Benvenuti a tutti amici su Guadagnare Facile e Gratis. Prima di tutto vi ricordo di lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina delle notifiche. Fatelo per rimanere sempre costantemente aggiornati. In descrizione vi lascio il link del canale Telegram dove vado a fare gli ultimi aggiornamenti riguardo le promozioni, i metodi di guadagno online e i tutorial degli strumenti che andiamo ad utilizzare. Amici, doveroso video sui 3 secondo me wallet migliori per Solana e come utilizzarli al meglio. Quindi amici, se conoscete o non sapete come utilizzare uno di questi 3 portafogli, rimanete incollati al video perché vi vado a spiegare in modo molto semplice come utilizzarli al meglio. Come sempre ragazzi, fatemi sapere nei commenti. Partiamo subito. E come in questo caso ragazzi, andremo a fare un bellissimo tutorial su Phantom Wallet ed effettivamente andremo a vedere il suo funzionamento. Qualche giorno fa l'abbiamo proprio utilizzato per Natix Network, ovvero siamo andati a utilizzare il nostro Phantom Wallet per ritirare i nostri Natix. Se non sapete che cos'è Natix Network e come guadagnare guidando la macchina, vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto precedentemente. Phantom è nata per rendere la gestione delle criptovalute su Solana semplice, sicura ed accessibile quasi a tutti. Dico quasi ragazzi perché ancora ci sono persone, e naturalmente questo video va ad aiuto a tutte quelle persone che ancora non sanno bene come utilizzare questi wallet in DeFi. Abbiamo anche all'interno la possibilità di fare staking su Sol e guadagnare così passivamente criptovalute. Phantom è disponibile come estensione per browser e come app mobile per iOS e Android. Puoi configurare il tuo wallet in pochi minuti scegliendo se creare un nuovo portafoglio o importarne uno esistente. Abbiamo naturalmente la possibilità di inviare, ricevere e scambiare token e NFT in pochi click. Ora andremo a vedere all'interno del wallet tutte le sue funzionalità e le possibilità che abbiamo con Phantom Wallet. Ed eccoci qui amici, siamo all'interno del mio Phantom Wallet. Ho utilizzato naturalmente Phantom Wallet, come vi dicevo prima, per andare a ritirare i miei Natix. Comunque sia, andiamo effettivamente a vedere che cosa si può fare. Quindi qui in sostanza possiamo aggiungere oppure andare a creare altri portafogli, ok? Quindi crea nuovo account, quindi possiamo anche all'interno del nostro account principale su Phantom Wallet, naturalmente ci verrà data una seed phrase di 12 parole, ragazzi tenetela custodita se andate a utilizzare quel tipo di portafoglio lì creato, ok? Quindi facendo crea possiamo andare ad aggiungere anche un altro wallet all'interno del nostro Phantom Wallet, ok? Quindi abbiamo conto 1, conto 2, ora faremo riferimento a conto 1 per andare a vedere effettivamente come riuscire a swappare i token, come riuscire ad inviare, a depositare e guadagnare. Allora, Phantom Wallet ragazzi, molto carino, funzionale. Abbiamo di base naturalmente Solana, Ethereum, Bitcoin, Polygon. Poi in sostanza cosa possiamo fare? Possiamo andare a ricevere. Andando su ricevi abbiamo Solana, Ethereum, Polygon e Bitcoin. Naturalmente ragazzi, qui c'è il nostro indirizzo, quindi possiamo andare naturalmente a fare prelievi da altre parti e mettere il nostro indirizzo di deposito. Naturalmente questo per quanto riguarda Solana. Poi possiamo andare a fare indirizzi di deposito in Ethereum, poi in Polygon e in Bitcoin, ok, in Chain Bitcoin. E qui avremo tutti quanti i nostri indirizzi di deposito con il vario QR code, quindi possiamo anche trasferire tramite QR code direttamente, fare il trasferimento da un altro wallet a questo wallet. Poi abbiamo la sezione invia ragazzi. Qui su invia, per esempio, io ho dei USDT, per esempio posso andare ad inviare a un altro conto, ovvero se abbiamo diversi wallet aperti all'interno del nostro wallet principale, quindi possiamo trasferire, fare un trasferimento veloce, oppure naturalmente possiamo andare a mettere il nome o l'indirizzo. Qui avremo la nostra rubrica, stessa cosa naturalmente per gli altri asset. Cosa molto importante su ogni asset, per esempio in questo prendiamo in esempio l'USDT che ho in rete, l'USDT in rete Solana, ok? Quindi molto importante, c'è il pallino qui sotto tipo come Trust Wallet per vedere magari la chain, per non sbagliare naturalmente, ok? Quindi in sostanza abbiamo anche la sezione swap, scambia i nostri token. Abbiamo qui sotto dei vari meme, in questo caso di tendenza, vedete, su tutti su rete Solana c'è Pop Dog, Billy, ci sono degli asset ragazzi che hanno fatto percentuali assurde. Comunque sia, andiamo avanti. Detto ciò, qui possiamo andare a fare lo swap attraverso vari token, quindi naturalmente io ho USDT, posso andare per esempio a swapparli in USDC, ok, mettendo tutto l'importo o una parte. Naturalmente ci sono dei costi di gas fee, in questo caso sono diciamo minimi, comunque sia i costi ci sono, e qui possiamo andare a fare lo swap tra i vari asset. Naturalmente cliccando sotto possiamo andare a decidere anche l'asset, vedete ce ne sono parecchi, oppure andarli a ricercare. Naturalmente voglio scambiare con Shiba
SHIB, effettivamente abbiamo Shiba Inu in rete Solana e poi abbiamo tutti gli altri asset che iniziano col nome SHIB naturalmente, quindi possiamo andare a cliccare su un asset e fare lo scambio all'interno di Phantom Wallet. Effettivamente molto molto semplice. Ritorniamo indietro ragazzi, possiamo andare a fare anche un acquisto, quindi se la sezione acquista possiamo andare a scegliere tutti gli asset, quindi scegliere un asset o anche qui andarlo a cercare, tipo per esempio io voglio prendere il DAI, abbiamo il DAI in rete Ethereum, naturalmente voglio fare un acquisto esempio, poi naturalmente ragazzi questo non è assolutamente un consiglio per iniziare con le cripto, acquistare un consiglio di investimento finanziario, è un vero e proprio tutorial, quindi poi fate voi attenzione, questo è un tutorial per tutte le persone che naturalmente vogliono integrare le proprie conoscenze all'interno di questo wallet. Quindi un 100 dollari di DAI, posso fare l'acquisto con MoonPay. Andiamo a vedere come possiamo effettivamente, se vogliamo pagare, abbiamo MoonPay, Topper, Coinbase Pay, blockchain.com e Transac, ok? Quindi è molto importante, qui ci dà anche i costi naturalmente, MoonPay è quello, diciamo, i costi di commissioni minori, quindi con 100 dollari possiamo andare a ricevere 96,39 dollari in DAI, quindi 96 DAI virgola 4 in sostanza, quindi qui avremo tutte quante, diciamo, le comparazioni con i costi di commissioni minori. Esempio anche per un altro asset, voglio effettivamente andare a prendere Bitcoin, voglio prendere 100 dollari Bitcoin esempio, clicchiamo qui, andremo a comparare chi ci fa un prezzo migliore tra i vari servizi che troviamo qui all'interno di Phantom Wallet. Abbiamo anche in questo caso Topper, quello che ci fa fare il prezzo migliore, poi con Coinbase Pay, Transac, MoonPay, no, prima era MoonPay che ci ha fatto il prezzo minore, ad ora Topper. Quindi per ogni asset che andremo a decidere di comprare all'interno di Phantom Wallet ragazzi ci saranno poi diversi servizi che ci faranno dei prezzi migliori. Qui sotto abbiamo gestisci l'elenco di token, quindi posso andare a togliere i token che si vedono in sostanza molto semplice qui sulla dashboard iniziale. Allora, per quanto riguarda lo staking e altro, se clicchiamo su Solana avremo la possibilità naturalmente di mettere in stake i nostri soldi, inizia a guadagnare soldi, fai stake dei token e guadagna premi. Quindi andando all'interno di Solana, se clicchiamo qui abbiamo praticamente il liquid staking e poi abbiamo lo staking nativo, a secondo di naturalmente del tipo di staking andiamo a scegliere, a optare avremo delle percentuali API differenti, quindi naturalmente staking con Ito, quindi liquid staking, possiamo effettivamente andare a mettere in stake qui, fare un liquid staking nei nostri token SOL e poi naturalmente abbiamo lo staking nativo. Ritorniamo indietro e qui abbiamo tutti quanti i validatori, quindi in sostanza abbiamo il Phantom Validator, abbiamo tutti gli altri validatori, a secondo del validatore che andiamo a scegliere naturalmente avremo diverse percentuali di API ragazzi, ce ne sono veramente tanti. Poi naturalmente attenzione, perché naturalmente poi tutto può succedere con validatori magari malevoli, ok, che poi saltano eccetera, quindi bisogna fare effettivamente attenzione, bisogna essere informati su quello che stiamo facendo. Andando indietro, se clicchiamo per esempio su Bitcoin possiamo andare a vedere il prezzo di Bitcoin cliccando qui sulla chart ragazzi, abbiamo in sostanza anche una chart qui all'interno di Phantom Wallet. Se andiamo su altro possiamo segnalare un problema, abbiamo tutto quanto in sostanza il sito web, qui ci rimanda il link anche ad X, quindi per ogni asset possiamo trovare queste generalità in sostanza. Anche per Polygon stessa cosa, per esempio, che abbiamo il sito web, Discord, Telegram, X, dove se clicchiamo qui ci rimandano alle loro pagine ufficiali. Qui sotto in basso a destra abbiamo la sezione per quanto riguarda gli NFT, ancora in basso a destra abbiamo lo swap, siamo andati a vederlo prima come funziona, ancora sulla destra abbiamo le attività più recenti e sull'ultima pagina, sull'ultima scheda in basso a destra naturalmente abbiamo per quanto riguarda l'uso di dApp, quindi qui possiamo andare ad agganciare il nostro portafoglio nei vari siti, qui abbiamo i siti diciamo di default e ci va a dare Uniswap, OpenSea, quindi BirdEye, Door, More, DexTool eccetera eccetera eccetera, e qui in sostanza possiamo andare ad agganciare questi siti all'interno del nostro wallet. Poi abbiamo la sezione token, qui possiamo andare a vedere tutti i token, quindi cercare un token, per esempio vado a cercare MAGA, voglio andare a cercare MAGA ed ecco qui che abbiamo tutti i token MAGA, ce ne sono naturalmente diversi, quindi decidere di andare a ricevere questo token se voglio, se è disponibile, poi naturalmente a discrezione vostra ragazzi, assolutamente a discrezione vostra, tanto per farvi vedere. E qui sotto abbiamo la sezione fornitore, quindi ci va a dire chi è il fornitore e avremo naturalmente il prezzo di scambio. Andando avanti abbiamo la sezione raccolte, poi abbiamo la sezione missioni, abbiamo la sezione impara dove effettivamente potremo andare a studiare tutto riguardante la Solana, dei file, applicazioni eccetera. E ritornando sulla sezione missioni ragazzi, molto interessante, Cogne una foto o un video collezionabile, prova la nostra nuova funzionalità di Cogne, Cogne una foto o un video come oggetto da collezione di Solana per completare questa missione e sbloccare un oggetto collezionabile Phantom commemorativo, e quindi abbiamo un premio sostanzialmente gratuito. Che cos'è Solfe?
Flare Wallet e come utilizzarlo. Diciamo che è stato uno dei primi wallet dedicato alla blockchain di Solana, progettato per offrire una soluzione sicura e user friendly per la gestione di token e interazioni con dApp all'interno dell'ecosistema Solana. Lanciata nel 2020, Solflare è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Nel corso degli anni ha evoluto le sue funzionalità, includendo il supporto per gli NFT e l'integrazione con hardware wallet come Ledger per una maggiore sicurezza. Abbiamo anche la possibilità di fare staking o un liquid stake, mantenendo comunque una struttura decentralizzata e non custodial. Abbiamo utilizzato questo portafoglio, ragazzi, se vi ricordate, per aderire alla promozione di Moonshot, che ad ora, ragazzi, è piena di bug, sta impazzendo, e siamo andati a utilizzare Solflare per andare a depositare i nostri USDC in rete Solana. Quindi, amici, andremo a fare ora un bel tutorial riguardo questo wallet, le sue funzionalità, e mi raccomando, ragazzi, appena create il portafoglio, la seed phrase, ovvero le 12 parole, conservatele in un luogo sicuro, soprattutto se andate a utilizzare il portafoglio per detenere numerose cripto. Ed eccoci, amici, all'interno di Solflare Wallet. Qui abbiamo la possibilità di andare anche a creare all'interno del nostro wallet principali anche dei sotto wallet. Sulla sezione edit possiamo andare a mettere add wallet e creare in sostanza un altro indirizzo Solana. Quindi su add wallet vorremmo creare un altro portafoglio, quindi andiamo a creare nuovo, faremo add e avremo un altro indirizzo su Solana, su Solflare. Quindi molto semplice, ok? Ritorniamo indietro, abbiamo nella sezione iniziale, abbiamo ricevi, compra, swap, stake e send. Dopo lo andremo a vedere. Qui in sostanza abbiamo tutte le nostre attività recenti. Vedete, io mi sono mandato degli USDC da Moonshot, che non so fino a che punto andare avanti questa storia, perché sta funzionando, alcuni comunque sia, non stiamo a parlarne in questo video. Qui sotto abbiamo possiamo andare a fare staking di Solana, eccetera, possiamo anche, ecco, customizzare un po' il tutto. Quindi, ritornando indietro, ragazzi, sul ricevi avremo il nostro indirizzo Solana, dove possiamo andare i nostri asset in rete Solana, molto semplice, indirizzo di deposito. Poi abbiamo la sezione buy, dove effettivamente possiamo andare a fare un acquisto se vogliamo comprare delle nostre cripto in euro con, diciamo, ecco, qui abbiamo tutti i metodi per andare a acquistare le nostre cripto. Naturalmente, ragazzi, vi ricordo, questo non è un consiglio né di investimento sulle cripto, né cedere, né andare a comprare cripto e quant'altro. Sto facendo un tutorial a tutte le persone che vogliono vedere come utilizzare al meglio Solflare Wallet. Comunque sì, abbiamo questi diversi sistemi, abbiamo SEPA Back Transfer, SEPA Instant, il bonifico istantaneo sostanzialmente, abbiamo transazione credit card, debit card, Revolution Pay, Google Pay e altri, Bank Contact, veramente c'è molto effettivamente. Quindi se vogliamo andare a fare un acquisto effettivo all'interno di Solflare, qui avremo tutte le, diciamo, gli asset fiat eccetera. Quindi, ritornando indietro, andiamo a vedere la sezione swap, molto semplice e carina da utilizzare. Naturalmente, a seconda degli asset che vogliamo swappare, per esempio io ora un po' di USDC, andrò a mettere magari il totale di USDC che voglio scambiare con altri asset, ok, metteremo magari massimo e quant'altro. Per esempio possiamo andare a vedere tutti gli asset che possiamo swappare con USDC. Abbiamo diversi asset, Dog with Fat, anche meme famose, PopCat, Jupiter, Bonk, farò un video anche su Jupiter, ragazzi, in questo canale, MEV eccetera e quant'altro. Noi naturalmente scegliamo l'asset che vogliamo, effettivamente possiamo andare a fare una sorta di swap. Qui possiamo andare ad aumentare lo slippage tolerance. Naturalmente, ricordo, se non vi riesce, se non vi fa fare lo swap, molto probabilmente perché lo slippage è troppo basso, quindi bisognerebbe aumentare lo slippage tolerance, però naturalmente saremo più esposti alle volatilità di mercato. Quindi, ragazzi, naturalmente c'è sempre da fare attenzione e sapere queste cose. Poi possiamo fare uno swap, diciamo andare in sostanza a mettere un ordine al limite effettivamente all'interno di Solflare Wallet. Quindi possiamo andare a mettere questo ordine al limite e piazzare il nostro ordine. Quindi in sostanza, quando il prezzo arriverà diciamo sul nostro ordine, lo swap verrà effettuato. Molto molto semplice. Detto ciò, ritorniamo indietro, abbiamo la sezione stake, quindi possiamo effettivamente andare a guadagnare criptovalute con il nostro Solflare Wallet. Abbiamo, per esempio, possiamo mettere in stake i nostri Solana. Ecco, sulla sezione edit possiamo andare a cambiare validatore. Naturalmente Solflare, qui se clicchiamo su edit, ci viene raccomandato, diciamo, che è un validatore sicuro, diciamo, rispetto ad altri. Naturalmente ce lo va a raccomandare, appunto per questo abbiamo 6,87% di API sui nostri Solana messi in stake. Se no, possiamo andare effettivamente a ricercare altri validatori, però c'è sempre da fare molta attenzione. Per esempio, abbiamo, a secondo del nome del validatore che conosciamo e quant'altro, abbiamo differenti percentuali di API, quindi potremo andare a scegliere un altro validatore, però a rischio e pericolo nostro. Sappiamo benissimo che comunque sia un validatore può essere malevolo oppure fallire
gestire completamente. Sull'ultima sezione, ovvero sezione send, possiamo mandare i nostri asset a un indirizzo effettivamente Solana. Quindi se abbiamo degli asset da mandare, metteremo il nostro indirizzo di deposito preso da un altro wallet in rete Solana o da un altro exchange. Andiamo nella sezione sotto, ragazzi, abbiamo la sezione mercato market, dove andremo a vedere tutti i token. Possiamo mettere una ricerca a seconda della market cap, quindi diciamo quelli più capitalizzati sul mercato. Poi abbiamo la sezione che hanno un'alta liquidità, poi abbiamo la sezione top gainer, ok, quindi top gainer, top loser. Qui vediamo bene, abbiamo delle meme che hanno fatto dei gain impressionanti. Naturalmente abbiamo i maggiori top loser, invece molto molto semplice. Allora andiamo effettivamente a vedere, esempio voglio vedere Jupiter. Avremo una chart qui oraria, giornaliera, settimanale, mensile, annuale, dove effettivamente possiamo andare a visionare tutto quanto, tutto il grafico, molto funzionale. Qui sotto abbiamo diciamo ricevi, swap, ordine al limite, quindi qui ci riporta alla sezione che dove eravamo prima, dove effettivamente possiamo fare un ordine al limite per esempio su Jupiter, oppure andiamo a mettere un altro asset, per esempio Dog Wifat, avremo la nostra chart eccetera, quindi possiamo ricevere, swappare token o fare ordini al limite direttamente su Solfair. Ragazzi, questa funzione degli ordini al limite non tutti ce l'hanno, quindi diciamo che è molto interessante, perché effettivamente se vogliamo piazzare un ordine al limite d'acquisto diciamo possiamo farlo. Quindi andando avanti, sezione swap l'abbiamo vista, qui abbiamo diciamo la sezione del web 3.0 per andare a connettere le applicazioni all'interno di Solfair, connettere d'app eccetera eccetera eccetera. Qui possiamo andare a fare una ricerca effettiva di quello che ci serve. Andiamo sull'ultima sezione, abbiamo su generale abbiamo la lingua inglese, quant'altro, vediamo se c'è l'italiano. Italiano non c'è, ragazzi. Abbiamo il tema scuro, Eclipse Ultraviolet, carino, Ultraviolet. Le currency in euro, USD, dollar eccetera eccetera eccetera. Network, Mainnet, Testnet, Devnet, ok, quindi possiamo switchare anche diciamo da Testnet a Mainnet, da Mainnet a Testnet, comunque sia, eccetera eccetera eccetera. E oggi andremo a parlare di Atomic Wallet, il quale su determinati asset possiamo trovare una percentuale veramente enorme, stiamo parlando anche di oltre il 150% su alcuni asset se sfruttiamo Atomic Wallet per lo stake. Naturalmente ragazzi, attenzione, questo non è assolutamente un consiglio né di investimento né finanziario. Sappiamo bene ragazzi che il mondo cripto è altamente pericoloso. Vado a fare questo tutorial perché qualche giorno fa ho fatto un video su Free Cash, su come effettivamente guadagnare sfruttando Free Cash in modo completamente gratuito e andare a ritirare le nostre cripto da Free Cash direttamente su Atomic Wallet. Dato che in questo canale andiamo a vedere anche la funzionalità degli strumenti che andiamo a usare per guadagnare online, un video era doveroso farlo. Quindi amici, se vi state chiedendo ma che cos'è Atomic Wallet, se non conoscete Atomic Wallet oppure se avete sentito parlare di Atomic Wallet e volete approfondire, questo video fa al caso vostro. Quindi amici, siamo all'interno di Atomic Wallet, stiamo naturalmente parlando di un portafoglio di criptovalute decentralizzato, non custodial, il che significa che abbiamo il controllo totale dei nostri asset. Come ben vediamo, Atomic Wallet supporta ben oltre 500 asset, quindi abbiamo moltissimi asset ragazzi, anche come vediamo qui appena apriamo il portafoglio abbiamo numerosissimi asset, c'è veramente di tutto. Quindi amici miei, iniziamo subito. Quello che ci balza più all'occhio è naturalmente lo stake di Lava, e possiamo andare a guadagnare fino al 156% di APR. Naturalmente ragazzi, bisogna fare le doverose precisazioni, lo stake soprattutto in decentralizzato è molto pericoloso, poi effettivamente non sappiamo se l'asset possa crescere nel tempo oppure possa crollare, quindi attenzione. Comunque sì, andiamo a vedere subito la sezione staking. Qui sotto in basso a destra abbiamo Lava con un APR di 156%, abbiamo Atom col 17%, Nibi 80%, HPT 20%, Solana 7,5%, ADA il 4%. Ragazzi, troviamo degli asset, comunque sia, vedete Terra Luna 2.0 il 16,5%, LUNC che naturalmente conosciamo benissimo ragazzi, asset che è crollato in sostanza nel buio più totale, BNB il più 4,5% e moltissimi altri asset. Qui naturalmente per partecipare, per esempio prendiamo un esempio Lava, se abbiamo un totale di Lava naturalmente all'interno di Atomic Wallet possiamo partecipare allo stake, e qui andremo a mettere in sostanza il totale di Lava che vogliamo mettere in stake. Naturalmente ragazzi, anche diciamo è abbastanza pericoloso
pericoloso lo stake in modalità decentralizzata, perché non sappiamo poi effettivamente quali validatori, se sono validatori validi o quant'altro, quindi attenzione. Però comunque sì, abbiamo queste percentuali assurde. In sostanza, andando indietro, effettivamente, per esempio, prendiamo Atom, vogliamo mettere in stake Atom eccetera, possiamo farlo, e qui ci va a dire abbiamo diversi validatori. Ecco qui, per quanto riguarda Atom, se vogliamo scegliere un diverso validatore di quello che ci dà di default, basta cliccare qui e andare a cambiare validatore. Quindi ogni validatore ha la sua percentuale, abbiamo 22%, Cosmo Station 22% e altri 21%, 20%, 19%. Noi scegliamo un validatore e naturalmente andremo a mettere in stake i nostri asset. Semplicissimo, ragazzi. Allora, torniamo nella schermata principale. Possiamo mandare, naturalmente, ricevere cripto. Come fare? Noi scegliamo qui l'asset, per esempio USDT. Andiamo a mettere USDT in Matic. Abbiamo USDT in Arbitrium. Anche, ritorniamo indietro. Quindi qui abbiamo la relativa chain. Quindi se vogliamo mandare USDT in rete Matic, quindi mettere l'indirizzo di deposito su un exchange o un altro wallet in DeFi dove mandare i nostri asset, quindi cliccando qui per esempio USDT Matic, andiamo su ricevi, facciamo attiva e su attiva avremo il nostro indirizzo di deposito in rete Matic. Ragazzi, attenzione, non mandateli in altre reti tipo BSC o rete Arbitrium, che non arrivano, ok, in rete Ethereum eccetera. Quindi andando indietro qui, se vogliamo mandare USDT in rete TRX, ok, clicchiamo USDT in rete TRX e faremo ricevi. Funziona un pochettino come Trust Wallet, troviamo molti asset con la propria relativa chain, quindi attiviamo l'USDT in rete TRX, manderemo i nostri USDT TRX nell'indirizzo di deposito fornito da Atomic Wallet. Naturalmente anche per altri asset, per esempio andiamo a prendere Ethereum ETH, quindi in sostanza qui avremo Ethereum in rete Ethereum, Ethereum in rete Optimist, Ethereum in rete Arbitrium, ok? In sostanza qui andiamo a scegliere per esempio Ethereum per quanto riguarda Optimist, faremo ricevi, attiveremo il nostro indirizzo per mandare i nostri asset. Anche per lo stesso Ethereum in rete Ethereum faremo ricevi e avremo il nostro indirizzo per mandare i nostri asset. Semplicissimo, ragazzi, questo per quanto riguarda come mandare cripto da Atomic Wallet e ricevere. Andiamo sulla sezione Buy, perché qui possiamo andare a fare l'acquisto direttamente. In sostanza, se vogliamo comprare, per esempio qui abbiamo tutte le valute, mettiamo per esempio euro, ce l'abbiamo qui, vogliamo per esempio comprare 200 euro in Bitcoin. Naturalmente, ragazzi, non vi sto dicendo che dovete farlo, è un video tutorial informativo, quindi andiamo a mettere in sostanza l'importo in euro e possiamo ricevere per esempio in questo caso in Bitcoin 0,0032 Bitcoin, oppure possiamo cambiare asset, mettere USDT, quindi mettendo USDT, qui abbiamo USDT o in rete Ethereum, naturalmente USDT in rete TRX ancora meglio, e riceveremo 191 USDT in rete TRX. Naturalmente se facciamo accetta e continua, il sito ci riporta Simplex, naturalmente dove andare a fare, possiamo fare il pagamento, vedete, in Google Pay, in Visa o Mastercard. Semplicissimo, ragazzi. Poi naturalmente bisogna anche contare le fee, se ci conviene fare direttamente l'acquisto da Atomic Wallet. Naturalmente ci sono, diciamo, metodi migliori per pagare meno fee. Quindi tornando indietro andiamo alla sezione swap. Sezione swap, possiamo cambiare i nostri asset, per esempio io ho un pochettino di Litecoin che ho ritirato da Free Cash, andatevi a vedere il video su come guadagnare con Free Cash, e naturalmente possiamo andare a fare lo swap, quindi sceglieremo il nostro asset, se vogliamo cambiare il nostro asset in per esempio da Litecoin in USDT, in questo caso naturalmente c'è un minimo che possiamo cambiare, qui faremo accetta e faremo lo swap. Naturalmente possiamo andare a cambiare quindi da asset a asset. Sezione staking, l'abbiamo visto, ragazzi, all'inizio abbiamo la possibilità di andare a fare staking questi asset, quindi abbiamo questi asset qui, TRX, quelli più conosciuti, BNB 4,5%, anche BNB, qui andremo a fare lo stake, possiamo andare a scegliere i validatori, quindi a seconda del validatore, quello più valido, poi naturalmente, ragazzi, per rischiare meno andremo a scegliere il validatore, andiamo a mettere i nostri asset in stake. Semplicissimo. Sulla sezione more abbiamo l'NFT gallery, in sostanza qui possiamo andare a ricevere NFT, quindi scegliamo il network, per esempio Ethereum, avremo il nostro indirizzo di deposito eccetera, quindi possiamo ricevere NFT, possiamo andare a cambiare la membership, quindi a secondo del token Atom Wallet avremo delle percentuali di cashback, per esempio sul piano free, se non abbiamo in sostanza dei token Atomic Wallet, ovvero AWC, abbiamo il 0,25% di cashback, poi sul silver 0,5% di cashback, sul gold se compriamo 2000 AVC
0,75 di cashback, invece se compri a 5.000 e oltre AVC, il Platinum l'1% di cashback. Semplicissimo, qui abbiamo la sezione connessioni, se dobbiamo andare a connettere delle DAP o quant'altro, poi in sostanza il supporto, eccetera. Semplicissimo, ragazzi. Amici, ci siamo fatti questo bel tutorial su Atomic Wallet, fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate questo wallet, se secondo voi è valido e se lo state utilizzando, come vi state trovando. Detto ciò amici, noi ci salutiamo qui, ci vediamo al prossimo video.